amici di Surf Casting Live Palermo, io sono pescatore male del gruppo e volevo spiegarvi un pochino come si può realizzare un safety clip artigianale a costo praticamente zero rispetto a quanto costano i veri safety clip. E allora, serve del tubo d'antenna, una fascetta e un tubicino per fermare poi, diciamo, tra il tubo d'antenna e la fascetta. Come potete vedere, qualora il piombo rimane incagliato, forzando, si sgancia subito. Comunque ora ne realizzeremo uno di tutta partenza. Quindi abbiamo detto, tubo d'antenna che noi andremo a sfilare, scusate che ci sono i cani di là, fanno i monelli, fanno i monelli. E allora lo priviamo anche della parte interna, l'anima. Dopo i cani sono monelli. E allora, e sfiliamo il tutto. Di questo, ragazzi, ne servirà pochissimo, come quello che abbiamo fatto inizialmente. Quindi noi andremo a prendere la parte che ci interessa. Ne prendiamo roba di un 3 centimetri, così. A questo punto andremo a mettere una fascetta. E chiudiamo. E stringiamo. Fatto questo, lasceremo una piccola sbavatura fino ad arrivare alla fascetta e tagliamo l'eccedenza della fascetta. Come ho detto precedentemente, serviva anche del tubicino per poter fermare. Deve essere lo stesso diametro, bene o male, del tubicino, ok? Lo stesso diametro. E se ne taglia un pezzettino piccolo. Una volta fatto questo, si va a fermare tra il tubicino e la fascetta internamente. Ok, realizzato, ragazzi. Naturalmente è un sistema scorrevole che andrà, diciamo, sulla lenza diretta. Qua sotto ci andremo a mettere poi una pallina salva girella, la girella e il terminale. Questo stesso ora ci metteremo il piombo e faremo vedere che qualora c'è sempre l'incaglio, basta che vi fa una leggera pressione, si sgancia il tutto. Ma scivola dalle mani, ecco qua. Qua c'è il piombo inserito. Quando si incaglia tra gli scogli, basta che si forza un minimo, come potete vedere, si stacca. Vi posso garantire che, se ben attaccato, quindi noi andremo a mettere il tubicino, lo metteremo ben fissato. Resiste anche ai lanci, quindi se noi possiamo lanciare, consideriamo che se facciamo rock fishing, quindi in prossimità di scogli, quindi usando piombo a perdere, non conta tanto fare distanza, però vi posso garantire che potete forzare ogni 3-4 lanci circa, poi naturalmente riandrete ad assemblare il tubicino. Detto questo, ragazzi, vi auguro buon mare a tutti e mi raccomando, provate e se vi piace mettete like. Un bacione a tutti e viva Surf Casting Live Palermo!
Ciao.